Salve a tutti amici, sono Mr. Delric e benvenuti qui con me a una nuova puntata finalmente di Skyrim. Ragazzi, ho avuto purtroppo questo gioco, ragazzi, è piuttosto lungo come rendering, però oggi è domenica, sono riuscito a recuperare quindi un po' di tempo per poter girare. Se però voi parlate mentre parlo io, mi state solo rompendo i coglioni, per favore. Allora, riprendiamo da dove avevamo lasciato, nel senso che abbiamo terminato la missione per dipedinare quel lucertolone schifoso. Siamo ritornati quindi dal nostro amico Mercer Frey e poi riportiamo la missione. Vediamo cosa ci dice. Allora, Gulumei era il lucertolone. Allora, ok, questa Carly abbiamo parlato un attimino. Non può essere. Erano decenni che non sentivo quel nome. Ovviamente, se no dove sarebbe il bello? Speravo che le nostre strade non si sarebbero mai più incrociate. Anche Gulumei mi ha detto che era un'assassina. Carlaia ha distrutto tutto ciò che rappresentava la città. L'ha tradita e ha ucciso a sangue freddo il mio predecessore. Ok. Dopo aver scoperto cosa aveva fatto, abbiamo passato mesi a cercarla, ma era sparita dalla circolazione. Perché è tornata? Carlaia e io eravamo compagni. Affrontavamo ogni missione insieme. Ci coprivamo le spalle a vicenda. Conosco la sua tecnica e le sue capacità. Se mi uccide, nessuno sarà in grado di prenderla. Se solo avessimo saputo chi era in realtà. Allora, Gulumei mi ha riferito che lei ha detto dove ha avuto inizio la fine. Può significare solo un luogo. Il posto dove ha ucciso Gallus. Delle rovine chiamate il Santuario di Velo Innevato. Dobbiamo andarci prima che sparisca di nuovo. Dobbiamo? Sì, vengo con te. Ale, dobbiamo ucciderla, ma sapevo che nella gilda non si poteva ucciderla. Ecco il tuo pagamento per solito. Preparati e raggiungimi alle rovine il prima possibile. Non possiamo permettere che ci sfugga. Va bene. Allora, mappa aggiornata. Chiedi a Tonilla di scambiare un pezzo di corazza. Oh, possiamo avere un pezzo di corazza nuovo? Bene. Mi spiace, ragazzi. Delle faccende importanti. Allora, ci andiamo subito. E vediamo che cos'è che ci propone. Io qua adesso non mi ricordo quasi neanche più i tasti, ragazzi, delle cose da fare. Non ci gioco da così tanto tempo a sto gioco. E tra l'altro devo seguire veramente il vostro consiglio, perché l'urlo lo devo usare più spesso. Allora, oh, eccolo qua. Stai cercando dei guadagni extra. Allora, carissima, che tu ti stia ambientando piuttosto. Bene. Sì, fra un po' diventerò capo della gilda. Ti consento di scambiare uno dei pezzi della tua corazza della gilda. Hai deciso quale? Allora, scambiare a qualcosa di diverso. Ma certo. Altrimenti non sarebbe poi questa grande ricompensa. Giusto. Il tuo nuovo pezzo porterà un livello superiore a una tua vita. Credo. Ah, ok. Allora, però devo vedere un attimino i tipi di corazza che ho, che cosa fanno. Allora, cappuccio da ladro. I prezzi sono più favorevoli del 10%. Ne ho addirittura due, bello. Il peso trasportabile aumenta di 20 punti. Questo potrebbe essere buono, ad esempio. Scassinare è più facile 15%. Questo forse per me è ancora più buono. Ha una maggiore probabilità del 15% di borseggiare con successo. Allora, no, ragazzi, io sicuramente penso che potrei scegliere i guanti. Aumentare un pochino lo scassinare, perché si può guadagnare parecchio da questa cosa. Allora, alla prossima. No, no, ma che alla prossima? Ora subito. Ma certo. Altrimenti non sarebbe poi il tuo nuovo pezzo. Allora, potrebbero essere i guanti, almeno per me. Io in questo momento preferirei aumentare un pochino il discorso dello scassinare. Mi risparmia un pochino, mi aumenta un po' l'abilità. Anche se il trasporto di più oggetti mi sarebbe comunque una bella cosa. Però preferisco lo scassinare per il momento. Guarda che una volta concluso lo scambio non si torna indietro. Sì, lo so, lo so, sì, dai, sono sicuro, vai. Ecco qui. Ok. Benissimo, allora, guanti della gilda rimosso, ma me ne devi avere dati degli altri. Scassinare è più facile del 15%, dov'è che siamo più forti, scusami? Perché sono questi, che è del 25%, yeee, ne avevo due, è vero. Ne avevo due, per cui
Ciao ciao. Allora, da adesso dobbiamo correre immediatamente a fare un'altra missione. Non devo raggiungere. C'era una missione, devo raggiungere. No, ho sbagliato proprio porta. Scusa, scusa, aiuto. Ho sbagliato completamente, dovevo andare di qua. Ho fatto cadere tutto. Sono un po' un ladro maldestro. Ok. Allora, dovevo raggiungere il caro buon vecchio Frey lì, però non ne vedo la missione. Eccola qua. Allora, eccolo qua. Allora, io potrei andare fino alle stalle di Windelm e poi muovermi fino alle queste rovine. Allora, ci muoviamo, non posso vedere, giustamente devo uscire. Allora, via di corsa. Fatemi uscire di qua. Ok. Nel frattanto, ragazzi, io vorrei chiedervi un qualche suggerimento, giustamente, per questo personaggio, un pochino come farlo progredire e tutto. Gli incantesimi, bene o male. Chi sta seguendo questa serie ha un po' capito quali sono gli incantesimi che mi piacciono. Però, al di là anche degli incantesimi che potrebbero essermi utili, perché per esempio molti mi hanno consigliato quelli di distruzione, che però io uso molto poco, mi è stato consigliato ad esempio anche di recuperare un arco, sì, un incantesimo di illusione, che è un arco che si dovrebbe trovare. Mamma mia, in un tempio. In un tempio che deve essere tipo in questa zona, mi pare. Ok, mi sono guardato appunto per la possibilità per recuperare questo benedetto arco, che però. Sì, è un incantesimo per l'evocazione dell'arco, che dicono che è uno degli archi più potenti in assoluto, però purtroppo c'è bisogno di un livello veramente alto di evocazione per poterlo utilizzare. Allora, io devo potenziare decisamente quell'abilità. Allora, intanto fino a queste stalle viaggiamo velocemente, ok. Io avrei intenzione anche di recuperarlo effettivamente quell'arco, però devo sicuramente esercitarmi di più nell'evocazione. Allora, quanto ci vuole per sto caricamento? Ok, ci siamo. Allora, dobbiamo fare un giro un po' strano, io credo, per arrivare. Ma forse possiamo anche attraversarlo in altro modo, magari attraversando l'acqua. Taglieremo non poco, in questo modo, per cui direi che facciamo così. Allora, stavo dicendo. Ok, innanzitutto che possiamo lanciare le nostre evocazioni un po' più spesso. Io credo che comunque si sviluppi l'abilità. Per cui lo lanceremo ogni volta che potremo. Nuova scoperta, la fattoria. Non me la sto muovendo molto silenzioso, eh. Ok, tu mi stai seguendo. Dovrebbero migliorare, secondo me, un pochino l'intelligenza di queste creature che evochi, perché veramente vanno un po' a cazzo. L'abbiamo visto un po' nell'ultima missione. Vanno veramente a cazzo di cane, come gli pare a loro. Allora, corriamo un pochino. Siamo. Una gallina, cazzo, ti ammazzo. Non sprechiamo cose inutilmente. Altra fattoria, nuova scoperta. Ciao. Allora, probabilmente potremmo già. Ciao caprone. Potremmo già attraversare qui. Che freddo, è tutto ghiacciato. No, non è tutto ghiacciato. Che cavolo, dei trichechi enormi. Allora. Che cazzo succede? Cosa cazzo è successo? Mamma mia. Aiuto. Cos'è? Cos'è? Un drago, così, a cazzo. Porca puttana, aiuto, sto morendo. Fammi a scappare, ma.
Porca troia. Ragazzi, ma un drago, così, perché? Cosa ha avuto? Che senso ha avuto sta cosa? Aia. No, devo riuscire a scappare, ragazzi. Vai, 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 guarisci, guarisci, guarisci. Cioè, non è possibile. Cosa cazzo è successo? È arrivato così. Porca vacca. È andato in città? No, non ci sta andando in città in realtà. Ok, la mia evocazione sta facendo un po' di danno. Non so che non so bene a che cazzo sta attaccando. No, ma se si continua a muovere così non riesco a far nulla. Porca vacca, mi sono preso un colpo veramente, stavo morendo. Non so se ti ho colpito. Maledizione, adesso di certo no. Allora. Scappa, mettiti in salvo tu. Porca miseria. Cioè, veramente è stato un colpo. Drago di merda. Ma ti spuntano fuori così. Proprio a cazzo. Non ho abbastanza magica. Dov'è finito? Porca vacca! Aiuto! Aiuto! Ce l'ha proprio con me. Ce l'ha fottutamente con me. No, no, smettila di soffiarmi addosso. Bastardo. Bastardo. Aiuto. Salvatemi. Salvatemi. No, ho sbagliato. Scusate, ho sbagliato tasto. Mi sono bloccato. Mi devo curare. Allora. No, aspetta. Non ho abbastanza magica ancora. Drago del cazzo, vieni qua. Oh là, fatto fuori. No, ma meno male che mi avete aiutato, ragazzi. Cioè, ma è pazzesco sta cosa. Non è giusta. Oro, frecce d'acciaio, ossa di drago, scaglie di drago. Ci prendiamo tutto. Adesso mi dovrei prendere in teoria un altro potere. Ragazzi, grazie, mi avete aiutato, ma non ce l'avrei mai fatta, probabilmente da solo. Ok. Cioè, mamma mia, oh. Anima di drago assorbita. Sì, va bene, ma grazie al cazzo. Mi sono cagato addosso. Intanto lanciamo di nuovo l'evocazione. Mi pare che si aumenti veramente lentamente. Non capisco il perché. Lanciando evocazione. Comunque sì, vabbè, piovono draghi, cazzo, come se fosse grandine, veramente, come se fosse pioggia. Comunque vabbè, a parte questo breve episodio di panico, adesso potremmo attraversare la strada. Io so che qua però ha soffiato abbastanza il drago, non vorrei che avesse fritto una persona, che avesse cucinato una persona, che magari potremmo abbastanza serenamente inculargli della roba. Ah no, sei tu. Sei tu e sei sopravvissuto. Come cazzo hai fatto? Non lo so. Comunque sia, sei un dio. Mi domando perché non sia lui a fare quello che sto facendo io, ma perché io sono... Ok, allora siamo arrivati al luogo dell'incontro. Probabilmente fare l'evocazione così non serve a nulla, probabilmente. Ma chiedo il vostro parere, ragazzi, perché non... Io onestamente non lo so. Allora. Ci avviciniamo un attimo, vediamo se riusciamo a... No, qua ci sono dei lupi, direi che non è il caso.
Ok. Li sfondiamo. Uno in fronte, vai. Bellissima questa cosa. Ho beccato anche te, in fronte. Pelliccia di lupo, non me ne interessa. Vabbè, tu, questo aveva un granata, non si sa, anche ai lupi piacciono i gioielli, va bene. Anche ai lupi piacciono i gioielli. Allora, siamo arrivati per la quest. Siamo arrivati per la quest. Io spererei di intanto di muovermi in questo modo. Potremmo anche lanciare l'incantesimo di illusione qua. C'è una capra, ma giusto perché così aumentiamo un po'. Non voglio farmi vedere appunto se ci dovesse essere qualcuno, ma adesso magari vado a incontrare chi devo incontrare. Il nostro amico Frey. Dove siamo? Ah, ma siamo ancora distanti, cazzo. Io che pensavo. Vabbè, ma ci muoviamo un attimo così, giusto perché non voglio essere visto. Io continuo a evocare, sperando che si alzi il livello di evocazione, perché non so come siamo messi. Scusatemi, giusto perché... Evocazione 20. E ho un punto. Allora... Ma io questo lo devo aver già preso, no? Questo richiede 25. Le armi evocate infliggono danni maggiori. Questo mi potrebbe essere utile per più avanti. Ma vabbè. Comunque sia, avanziamo. Quatti quatti. Guarda qua cosa ti piazzo, maledetto bastardo. Ok, evocazione aumentata a 21. Ok, l'evocazione deve fare qualche cosa. Evocarla così a cazzo non serve a niente. Siamo aumentati però di livello. Ok, la devo evocare praticamente sempre. Siamo aumentati di livello. Allora, magica o salute, ragazzi? Io direi salute, visto che siamo presi abbastanza male. Allora, io faccio questo con uno dei punti, così non mi richiederà più molto mana lanciare l'incantesimo per muovermi silenziosamente. Abbiamo capito però che la nostra illusione deve picchiare e far qualcosa, altrimenti non serve a una fava. Qui ho visto qualcosa correre, ma è un lupo. No, non lo so, credo sia una volpe. Ma allora lasciamo stare. Proseguiamo. Avete visto comunque però che ha attaccato, il lupo ha attaccato la nostra... Come si dice, la nostra evocazione, non noi. Per cui, bene. Allora, ci dovremmo quasi essere. Ci avviciniamo con calma. Attenzione. È morto. Cosa cazzo è? Cioè, è morta una capra, così? Qua c'è un cavallo morto. Respirare sott'acqua per 15 secondi, monete d'oro. Va bene. Ma che cazzo è? Ma sei un grande.
Guarda qua. Ma che figata è. Sei grandissimo. Ciao bello. Eh sì. Bene, finalmente sei qui. Ho ispezionato le rovine e sono certo che Carlaia è Sto ancora andando un lì. po' troppo in su, scusami. Ti guardo in faccia. L'hai vista? No, ho trovato il suo cavallo. Non preoccuparti, ci ho pensato io. Ah, Non bravo, sei userà per stato tu. fuggire. Muoviamoci, voglio prenderla mentre è distratta. Va avanti tu. Ok, ho capito. Tieni gli occhi aperti. Carlaia è maledettamente astuta. Fa attenzione, se finisci in una trappola saprà della nostra presenza. È l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Ok. Non aspetta, la fa cortare. Da tempo ho un accordo con la Confraternita Oscura. Se Ah, c'è va bene, bisogno ce di ne eliminare occupiamo noi. qualcuno all'interno della Gilda, siamo entrambi d'accordo sul fatto che certe cose è meglio che restino in Va famiglia. bene. Se vedi Carlaia, non Va esitare. bene, va bene, Uccidila. d'accordo. È un parente troppo baccano per essere Questo non è umano. vero. Allora, facciamo un po' di silenzio. Solo che tu mi distrai perché mi vedi. Come si entra in queste cazzo di rovine? Si può sapere? Ah, per forza, sto sbagliando completamente. Si entra da qua, ok. Ma allora, ragazzi, io direi questo. Intanto noi ci posizioniamo qua. Ok, vediamo che cosa c'è. Del grano. Grano ancora. Un sacco vuoto. Un succo di... Va bene, un sacco di farina, non mi interessa. Dicono che questi Va bene, archivi siano chimici del impenetrabili, nord ma un bel siano impenetrabili. F5 per Questo mi sembra salvare. corretto. Io, prima di cominciare questa nuova sfida, ragazzi. Piuttosto facile. Fatico a capire tutte quelle ciance su queste serrature. Non serve altro che Vabbè. qualche Comunque nozione di sia, io cartografia spero che il primitiva. gameplay vi piaccia. Così dovrebbe andare. Andiamo Che a dite? uccidere questa maledetta. Che cazzo è successo? Ah, l'hai sbloccata tu. Ok. Ma mi hai fatto prendere un cazzo di colpo. Mi raccomando, io vi ricordo sempre, aspetto i vostri consigli, i vostri suggerimenti anche per la progressione del personaggio. Vi ricordo sempre anche la mia pagina di Facebook che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, un bel mi piace. Se vi fa piacere, condividetelo. E noi ci vediamo al prossimo gameplay. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao!